insieme a Ezio Gori, rettore di Porta Santo Spirito, come avete lavorato in questa estate? Abbiamo lavorato in modo intenso e anche in maniera, credo, intelligente. Penso di essere arrivati alla giostra di settembre nelle migliori condizioni. Per giugno che cosa è rimasto, a parte la delusione? No, la voglia di riscatto, la voglia di ritornare in piazza. E dopo il 23 sera noi non vedevamo l'ora che arrivasse la giostra di settembre per riprenderci una rivincita con i nostri avversari e ristabilire i giusti valori tecnici in piazza. Che sono? Che sono? Sono sotto gli occhi di tutti, primo Santo Spirito e poi dietro tutti gli altri. Ma sicuramente è stata un'estate intensa, piena di lavoro, perché giugno sicuramente non è stata fatta una giosta come volevamo, ma questo, ripeto, non cambia nulla, anzi ci siamo messi sotto con tutta l'area tecnica, il nostro allenatore e i ragazzi che con grande disposizione a tentare di fare quanto più di meglio possibile. È una giostra che per la prima volta voi rischiate il sorpasso. Quanto pesa? Cioè, la rende ancora più tesa l'aria o no? Allora, è chiaro che dopo 30 anni che sei primo al comando non è facile avere qualcuno accanto, ma questo deve essere una motivazione in più per fare ancora meglio e crederci. A livello invece di quartieristi c'è stata questa zuffa di cui abbiamo letto, ecco, c'è stato l'invito vostro anche di abbassare i toni, al di là di quella che può essere la sana rivalità, senza sconfinare però in qualcosa di più. No, certo, dobbiamo rimanere nei limiti, appunto, chiaramente ci divide una strada, voglio dire, anche a livello logistico sicuramente gli altri quartieri non hanno questo, diciamo, tra virgolette, problema, ma sicuramente bisogna stare tutti più sereni e vivere la giostra come un gran bel gioco. L'ultima giostra di giugno Porta del Foro ha fatto bene ma non benissimo, probabilmente il lavoro iniziato ha avuto poco tempo per essersi sviluppato, quindi onestamente a giugno qualcosina è mancato. Nell'estate il lavoro è continuato duramente, devo dire, perché i ragazzi si sono allenati tantissimo. Crediamo di presentarci a questa giostra al massimo delle nostre possibilità. Certo, ci sono altri quartieri che a oggi probabilmente stanno dimostrando nelle prove di essere più avanti di noi, non è una novità. Però probabilmente nella giostra ci stanno delle sorprese e noi ci piacerebbe tanto esserlo. Noi abbiamo preparato questa giostra come una giostra come tutte le altre, senza il pensiero della vittoria di giugno, e andiamo lì domenica per vincerne un'altra. Sì, l'abbiamo preparata bene perché abbiamo due ottimi cavalli, noi siamo molto tranquilli, l'ambiente intorno a noi è ottimale. Io che ne ho corse tante ti posso dire veramente che ora si respira un'aria ottimale che per fare ottimi risultati fa ben sperare, insomma. E tu che hai vinto tanto, questa potrebbe essere, cioè, quella ciliegina sulla torta di una carriera straordinaria? Sì, certo, una carriera come la mia, ne ho vinte 12, non aver mai fatto due giostre in un anno, certo, è un obiettivo che mi pongo, però gli obiettivi sono tanti. Te lo torno a ripetere, non voglio parlare di record, non voglio sentir dire di cappotti, non voglio sentir dire niente. Una giostra come le altre, preparata bene, andiamo lì col coltello fra i denti.